Salve youtubers e benvenuti ad un... una nuova recensione. Prima di iniziare, come al solito, vorrei pubblicizzare, diciamo, due canali. Allora, uno è assolutamente il canale di Dragonessa Safira, perché nonostante abbia fatto pochi video di recensioni, diciamo, comunque pochi video con argomenti effettivi, adoro il suo stile. Veramente, Dragonessa, mi piace un sacco come fa i video. Soprattutto l'ultima recensione di Beetlejuice. Mi piace veramente un sacco, quindi uno dei canali che sponsorizzo oggi è il tuo. Il secondo è un canale di videogiochi, che parla di videogiochi, nato da pochissimo, ha 6 video mi sembra. Quindi da poco. Parla soprattutto di come la gente reputi i videogiochi violenti, quando in realtà non è vero, sono tutte balle. Cioè, per esempio, i giornalisti che parlano di videogiochi violenti, quando in realtà non sanno assolutamente niente di quello che stanno dicendo, e classiche cose. Quindi è un canale, diciamo, per non per difenderli, ma per spiegare queste cose. La curiosità di questo canale è che è gestito da una ragazza. È incredibile, cioè, non per fare sessismo o maschilismo, però mizzica, cioè, e per alcune persone è un sogno che sia vero, una ragazza che parla di videogiochi per di più violenti. Fantastico. Quindi iscrivetevi se vi va, è un canale veramente interessante, anche a Dragonessa Safira, due canali che mi piacciono molto. Detto questo, iniziamo la recensione dei film, che quest'oggi è un altro film dell'Asylum. Probabilmente ve la ricorderete, questa casa di produzione è quella che ha fatto quella porcata di Mega Shark vs Giant Octopus. Continua ad avere un titolo del cazzo, vabbè. Sì, cioè, io non sapevo se fare altre recensioni della Asylum, perché ho visto uno, ho visti tutti, ma non è vero. Cioè, fanno tante di quelle porcate, ogni mese, fanno un film al mese, producono. Pazzesco, cioè si vede che ne fanno uno al mese perché fanno cagare, per forza in un mese non puoi fare un film catastrofico di robot, di mega squali, Sherlock Holmes, non so se avete visto la locandina di Sherlock Holmes, andatela a vedere, dell'Asylum, ovviamente. E quest'oggi farò la recensione di Transmorpher, via con i 5 punti. Numero 5, la trama. Partiamo male, partiamo già male. E vabbè, è l'Asylum, non si potrebbe pretendere più di tanto, ma comunque. Ora io cerco di dirvela molto lentamente, perché tra tutti i film di fantascienza che ci sono nella storia del cinema, credo che questo abbia la trama più stupida che io abbia mai sentito in vita mia. Cioè, non si sono neanche spremuti per fare una trama decente, pur senza soldi, ma almeno la trama, cioè, è solo pensiero scritto, non ti servono soldi per fare una trama. No, questi non riescono neanche a fare. La trama è: nel 2009 la Terra scopre in un'altra galassia un pianeta con forme di vita. Loro, gli umani, mandano un messaggio di pace a questo pianeta. Il pianeta, per tutta risposta, manda un'orda di robot assassini, di macchine assassine, e la distrugge in poche ore. Prima domanda. Perché? Ma perché mai dovrebbero attaccare? Cioè, tu mandi un messaggio di pace a un pianeta occupato da macchine ribelli, poi loro ti invadono e ti distruggono tutto in poche ore. Numero 2. Ma che cacchio di messaggio di pace mandi? Cioè, tu vedi un pianeta alieno e gli mandi un messaggio di pace? In che lingua? In che formato? Con che immagini? Ma cosa? Ovviamente il film risponderà a queste domande. No, ovviamente, ovviamente no, se no non sarebbe l'Asylum una delle case di produzione più merdose mai fatte nella storia del cinema. Ma andiamo avanti. Numero 4. Geniale. E qui iniziano le incongruenze concettuali, sono quelle che adoro nei film, ovviamente. O adoro tra virgolette. Praticamente, tralasciando la trama generale, quella del pianeta che viene invaso, eccetera, gli umani, che ovviamente vivono sottoterra, cosa nuova, mai vista in nessun altro film di fantascienza, devono distruggere, per distruggere
tutti i robot, tutte le macchine della Terra che hanno invaso la Terra devono distruggere una torre sola. Lasciate perdere, non commentiamo neanche questo. Una torre che gestisce tutte le macchine. Vabbè, questa torre, da quello che ho capito, perché l'ho visto in inglese, senza sottotitoli, perché ovviamente non, manco i sottotitoli si trovano in questi film. Comunque, c'è questa torre e gli umani devono entrare nella torre, distruggerla per disattivare tutte le macchine. E va bene. Per entrare nella torre, però, dice lo scienziato degli umani, devono avere il sistema di comunicazione che hanno i robot. Slowly. Doctor, doctor, we're losing it. We're losing it, doctor. It's dead. Non ho ben capito perché, cioè, per entrare nella torre solo le macchine ci possono entrare, perché hanno uno speciale sistema di comunicazione. Quindi gli umani senza quel sistema di comunicazione non possono entrare. Va bene. Allora, la missione è andare fuori, catturare una di queste macchine, aprirla, prendere il sistema di comunicazione, usarlo per entrare nella torre e distruggerla. Lineare, perfetto. Ovviamente c'è un baco grosso come il Grand Canyon in questo film. Il dottore non, cioè, loro devono catturare una macchina, cioè l'hanno scoperto adesso che devono catturare una macchina. Però, in alcune inquadrature appare una donna un po' strana, io me ne ero accorto che era un po' strana. A metà film si scopre che questa donna non è altro che un robot catturato dallo scienziato e trasformato in una specie di umanoide sintetico. Non so se avete capito. Lo scienziato dice che bisogna catturare una macchina per poter entrare nella torre. Quando lui ha catturato già una macchina, ma l'ha trasformata in una specie di prostituta robot. E mi dicono: Yotobi, ti arrabbi troppo. Sei uno che si arrabbia troppo. Non li guardare questi film. Ma come cazzo faccio a non guardarli io questi film? Ma come faccio? Mi sembra comunque giusto che il dottore, invece di salvare la Terra, crei donne completamente, completamente inutili perché appare due volte in tutto il film, sintetiche, umanoidi col seno. A cosa serve? A cosa serve? E non spiegano niente. In questo film non spiegano nulla. Una spiegazione servirebbe. Almeno a spiegare come abbia fatto il dottore da solo, a quanto pare, a modificare, a rubare una macchina ribelle e a modificarla, rendendola una specie di battona. Cioè, oh, se me li trovo davanti quelli dell'asilo. Oh, potete neanche immaginare. Numero 3. Scene d'azione senza senso. Queste non mancano mai. Tranquilli, non mancano mai queste scene dei film del genere. Prima delle battaglie con le macchine, che vedremo nel punto dopo, state tranquilli, non mi sfuggono. Ci sono delle scene completamente inutili, cioè di combattimenti di, diciamo, arti marziali, ma di combattimenti a mani nude, diciamo, perché di arti marziali, poi ci sono delle arti, ma sicuramente non sono marziali. Qualche arte, vabbè, lasciamo perdere. E tra di loro, cioè, questi combattimenti delle palle del tipo: no, sono io che devo andare in missione, no, tu non ci andrai, il capitano ha detto che ci devo andare io, no, no, e si picchiano, cioè, delle cose che ti cadono le braccia, il latte dalle ginocchia, il sangue dagli occhi, qualsiasi cosa ti cade, le palle anche, vabbè, qualsiasi cosa. Ma come sono girati questi combattimenti? La regia di questi combattimenti? Vi prego, guardate! Non c'è un'inquadratura che inquadri effettivamente un colpo. Si vede solo quello che fa partire il colpo e l'altro che lo riceve. Ma non si vede effettivamente il colpo. Per minuti non si vede nulla. Si vedono inquadrature di gente che cade per terra, si rialza, cade per terra e si rialza. Non si capisce nulla. Non si capisce il perché stiano facendo queste cose. Non si capisce perché sia girato in questo modo. Cioè, non sai neanche girare delle scene di arti marziali. Sai come teoricamente si girano le scene di arti marziali? Prendi un treppiede, metti la telecamera sopra, metti due poveri deficienti che hanno imparato le arti marziali lì a combattere e basta. Non ci deve essere un montaggio così allucinante. Non deve essere The Bourne Identity, che almeno lì, magari Matt Damon non sapeva le arti marziali. Ogni inquadratura ti. Allora, scusa, spieghiamo pian piano. Se un attore, due attori non sanno le arti marziali effettivamente. C'è un trucco per girare una scena di arti marziali. Tu fai tanti stacchi di inquadratura veloce a mitraglia.
E ogni inquadratura fai una mossa. Poi, che ne so, cioè la prima mossa è paro il pugno e gliene tiro uno. E cambi inquadratura, lasci fermi gli attori così, cambi inquadratura e poi quello ti para il pugno e tiri la gomitata. Così poi montando tutto insieme, tutto separato, sembra un combattimento bello e anche dinamico perché gira sempre. Oppure, come nei film delle arti marziali degli anni 70-80, telecamera ferma e i due che combattono perché quelli sapevano le arti marziali, come Jet Li, Jackie Chan, eccetera. No! No, cioè lo so io che queste cose non le ho studiate, queste cose le ho viste, cioè le ho imparate io guardando film di arti marziali, soltanto guardando, non è difficile, lo guardi, non è che sono un genio, sono uno qualsiasi che guarda un film. Loro non hanno mai visto un film di arti marziali, non hanno mai. Scusate se mi impunto su questo, ma non è difficile fare una scena di arti marziali, la posso. No, vabbè, non dico che posso farla io, ma un regista con un minimo di conoscenza di inquadrature e di telecamere riesce a fare una scena di arti marziali? Cacchio! Numero 2. Le macchine. Qui si tocca il fondo. E non è neanche il numero 2, il numero 1 ve lo lascio come sorpresa, lo vedrete dopo. Le macchine in questo film, i robot. Allora, io non amo molto la computer grafica, a meno che non sia perfetta, per esempio La Guerra dei Mondi. Adesso non mi state a scrivere che La Guerra dei Mondi è un brutto film, quello che volete, pensatela come volete, ma la computer grafica della Guerra dei Mondi è qualcosa di spaziale, veramente anni avanti a tutti gli altri, che sembra vero. Avatar, però Avatar sembra finto, è finto Avatar, per quanto sia bella la grafica, bella, proprio bella da vedere, è finto, si vede. Invece nella Guerra dei Mondi sono state fuse benissimo le astronavi insieme al contesto, al mondo, è fantastico. Qui, ma è giusto leggerissimamente meno bello della Guerra dei Mondi, guardate. Leggerissimamente, che quasi non si vede, cioè non ci sono robot in bassa risoluzione mentre tutto il resto è in alta risoluzione, non ci sono robot opachi mentre tutto il resto è di un altro colore, non c'è illuminazione diversa, che i robot sono tutti scuri e ci sono alcuni pezzi dove gli attori sono talmente chiari che sembrano finti loro, neanche i robot, no. No, non è perché è fatto dalla Zoom. Non è vero che i film fatti dalla Zoom hanno tutti la grafica brutta. No, abbiamo visto. Stronzate, stronzate, stronzate. Vi ricordate Mega Shark vs. Giant Octopus? La grafica com'era? Più o meno siamo lì. Ma almeno, io non voglio giustificare Mega Shark vs. Giant Octopus, ma almeno, cioè, in un'ora e mezza di film, Mega Shark, avevamo fatto vedere sì e no tre volte lo squalo e la piovra. Due o tre volte in tutto il film, infatti era una noia mortale. Qui, almeno metà film si vedono le macchine in continuazione. Cioè, tu sei soffocato dalle risate a guardare queste cose. È la computer grafica peggiore che io abbia mai visto in vita mia. E molto, cioè, avrebbero fatto molta più figura con dei pupazzi giganti. Cioè, se avessero costruito dei pupazzi di 10 metri, ci avrei creduto di più. Dai, cioè, non puoi credere delle cose del genere, non puoi credere. Ma loro pensano che noi siamo dei completi decerebrati? Cioè, c'è gente che ha fatto delle recensioni positive su questo film. Due o tre, ma positive! Cazzo, voglio i nomi di queste persone! Cioè, voglio i nomi e gli indirizzi per prima stringergli la mano, poi spezzargliela in più punti e poi ficcargliela negli occhi, perché non è possibile! Numero 1. Quel cazzo di temporale. Forse sto usando un po' troppe parolacce, ma vi giuro che sono giustificate. Allora, come voi avete visto nelle scene prima, fuori è piove, è notte sempre perché le macchine hanno oscurato il cielo, ma mi sembra familiare il fatto che le macchine abbiano oscurato il cielo, non so se vi ricorda qualcosa, ma comunque hanno oscurato il cielo e piove, è sempre notte e piove sempre. Voi avete visto. Allora, io volevo farvi una domanda. Prima di farvi vedere questo, volevo chiedervi una cosa. Secondo voi, quanti lampi, non tuoni, lampi ci possono essere in una tempesta magnetica? Perché mettiamo caso che in questo film ci sia una tempesta magnetica, perché non lo dicono, piove solo, quindi potrebbe essere benissimo un temporale. Voi
Guardate quanti lampi ci sono. Non è possibile. Non è possibile che ci siano tutti questi lampi. Guardate! Sembra un rave party, sembra di essere in una discoteca, una delle discoteche più squallide di Torino. Ditemi voi, quanto è difficile fare un temporale? Cioè, non credo sia così impossibile fare un temporale in studio. Allora, fai la pioggia e c'è. Poi fai i lampi e il tuono dopo i lampi. No, qua c'è un tuono ogni tanto e 200-300 mila miliardi di lampi al secondo sparati in faccia agli attori. Come se non bastasse, si riflette, siccome tu lo stai guardando, vedi i lampi, si riflettono addosso a te e quindi diventa una cosa impossibile guardare questo film. Le scene d'azione sono impossibili da guardare. E tu sei lì, spettatore, con i lampi negli occhi, non riesci più a vedere niente, ti sanguina tutto. E questo è uno dei pochi film squallidi che ti ferisce proprio fisicamente, ti ferisce. E proprio, secondo me, è stata un'idea dei registi questo, di fare lampi ogni 3 secondi per impedirti di guardare gli effetti speciali. L'unica spiegazione che mi è venuta in mente, non è possibile se no. Riassumendo, se sei un regista e non riesci neanche a rappresentare un temporale, ma come puoi pretendere di fare un film dove i robot invadono la Terra? Ma mi spieghi che cazzo. Poi la gente, voi, mi dite: sì, ma questi film della serie non devi prenderli sul serio. No, 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 questo non è squallore casuale come i So Bad It's So Good. Cioè, i So Bad It's So Good sono stati fatti, non dico apposta, ma quasi in quel modo. Questi, no. Questi sono stati fatti solo per fare soldi. Sono film da pezzi di merda. Cioè, l'unica cosa che puoi fare qui è andare dai registi e spezzargli le gambe con una mazza da baseball in alluminio. È l'unica cosa che puoi fare. Quindi preparatevi perché in futuro. Arriveranno altre recensioni dell'Asylum, purtroppo.